Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati! Questa domenica abbiamo la splendida occasione di soffermarci sul Padre nostro, dono immenso lasciatoci da Gesù. In particolare vediamo tre punti. Partiamo dal desiderio di pregare. I discepoli vedono Gesù che prega intensamente, profondamente, e stupiti gli dicono: Signore, insegnaci a pregare. Tutti possiamo far nostra questa invocazione, sia chi è all'inizio del cammino, sia chi è in cammino da un po' e magari sperimenta la fatica e la povertà della sua preghiera. Ricordo simpaticamente una signora che diceva: ho l'impressione che le mie preghiere non arrivino neanche al soffitto. Ecco, Signore, insegnaci a pregare. Da qui potremmo dire che parte la preghiera, dall'umile apertura a Dio e dal desiderio di Lui, dalla nostalgia profonda della relazione personale con Lui. La risposta di Gesù ai discepoli è la consegna del Padre nostro. Gesù non dà una definizione astratta della preghiera, né insegna una tecnica particolare, ma invita i suoi a far esperienza della preghiera, mettendoci in comunicazione con il Padre. Ecco perché non stupisce che nei Vangeli vi siano due diverse versioni del Padre nostro. Quella in Luca è più breve, più asciutta, ma in fondo identiche nella sostanza. Infatti, la preghiera non è principalmente un problema di parole, ma di sostanza, di cuore. A volte le persone chiedono: ma cosa devo dire per essere ascoltato? Quali preghiere devo fare per essere esaudito? Come se bisognasse trovare la giusta combinazione per aprire la cassaforte. Tre Padre Nostro, quattro Ave Maria, gloria al Padre e via. Ma non funziona così. Dio non è l'archivio di una banca. È nostro Padre che ci ama, sa di cosa abbiamo bisogno prima che glielo chiediamo e a Lui ci rivolgiamo per chiedere e accogliere ciò che davvero ci serve. Dunque, miei cari, la preghiera è la relazione profonda, personale, con Dio nostro Padre. Non solo. Pregare non è solo il nostro rivolgerci a Dio, ma è soprattutto metterci in ascolto di Dio e intercettare lo Spirito Santo che prega in noi, che incessantemente muove il nostro cuore verso il Padre. San Paolo dice che lo Spirito grida in noi: Abba, papà. Ecco, pregare e intercettare questa sorgente d'acqua che zampilla in noi in forza del battesimo. Se la preghiera è questa profonda bellezza, non possiamo far altro che dire: Signore, insegnami a pregare. Ora vediamo brevemente il Padre nostro nella versione di Luca. Come abbiamo detto, Gesù non solo ci insegna come rivolgerci al Padre, ma ci tira dentro la sua relazione d'amore con il Padre. E la preghiera del Padre nostro inizia proprio con la parola Padre. In aramaico Abba, papà, papino. Pensate quanto grande e bella sia questa espressione. Noi possiamo chiamare Dio papà. Già sulla terra, miei cari, chi è che chiamiamo Padre? Non tutti. Noi chiamiamo Padre chi ci ha dato la vita, chi ha dato la vita per noi, chi ci ha aiutato a crescere. Ad esempio c'è quella bella espressione: è stato per me come un padre. Ecco, la parola padre ha una profondità, una grandezza già nella relazione umana. Pensate, noi possiamo chiamare Dio Padre perché siamo realmente suoi figli, figli nel Figlio. Nel battesimo abbiamo ricevuto la sua vita e viviamo della vita del Padre. E man mano lo Spirito Santo ci porta dentro questo mistero d'amore, facendoci sentire figli, amati, preziosi, custoditi, figli, non orfani. Potremmo dire che lo Spirito Santo, Ruach in ebraico al femminile, fa un po' come la mamma, che man mano aiuta il neonato, specie dopo il primo anno, ad accorgersi ed affezionarsi al papà. Il papà c'è già, ma il piccolino, la piccolina, ancora non lo sa bene. Ecco, man mano lo Spirito Santo cerca di farci scoprire sempre di più l'amore del Padre nella nostra vita. Quindi si parte dal dire Padre, poi diciamo sia santificato il tuo nome, cioè fa che il tuo nome, fa che la tua persona, fa che la tua presenza sia riconosciuta e amata nel mondo, fa che la tua bellezza risplenda nella nostra vita, perché guardandoci possano dire: che bello, tale padre, tali figli, o quantomeno ecco un raggio della bellezza dell'amore del Padre nei suoi figli. E ancora, venga il tuo regno. Cioè chiediamo che sia Lui a regnare in noi, nel nostro cuore e nella storia, che regni quindi la logica dell'amore, del servizio, della pace,
non della guerra, della sopraffazione, della povertà, dell'esclusione. E perché ciò accada, è chiaramente necessaria la nostra collaborazione. Per questo Luca non ha messo «sia fatta la tua volontà», va da sé. Perché Dio possa regnare in me e agire attraverso di me, devo lasciargli il volante della mia vita. E poi ecco le richieste più quotidiane, diciamo così, che rivolgiamo al Padre, al plurale, insieme, siamo figli e figlie di un unico Padre, la preghiera non è mai egocentrica, chiediamo per tutti e tutti insieme. Diciamo, dacci il nostro pane quotidiano, pane materiale, ma soprattutto spirituale, quel pane che è la parola, che è la vita stessa di Gesù che si è fatto pane per noi, ed è il pane che ogni giorno chiediamo. Perché non basta chiederlo una volta a settimana, tipo spesa settimanale al supermercato? Perché la relazione con Dio va alimentata ogni giorno. Ogni giorno abbiamo bisogno di Lui, del Suo amore, della Sua provvidenza. Si tratta di accettare un fatto, che noi non siamo autosufficienti. Abbiamo bisogno della vita di Dio nel cuore, abbiamo bisogno degli altri, abbiamo bisogno di nutrirci, di alimentare la nostra vita fisica e spirituale. E ancora, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Per vivere, potremmo dire, abbiamo bisogno di pane e di perdono. Prima di tutto di ricevere il perdono di Dio che ci ricrea, quindi donare a nostra volta questo perdono. E il perdono dato a quella persona che ci ha ferito o rovinato la vita, manifesta che davvero abbiamo accolto il perdono di Dio. Ecco il circolo d'amore per il quale preghiamo. E infine, non abbandonarci alla tentazione. È un atto di umile affidamento a Dio, proprio di chi sa di avere un nemico, il maligno, sa di aver bisogno della grazia di Dio e del suo aiuto per non cadere in tentazione. Alla luce di questi semplici spunti, miei cari, penso che ci farà bene chiederci come preghiamo il Padre nostro. Io non so come sia la tua relazione con Dio Padre, quali immagini hai di Lui, tu lo sai. Ecco, allora ti suggerirei, al termine di questa riflessione, fermati un attimo in preghiera. Prova a riscoprire il Padre nostro, a pregarlo lentamente. Raccogliti prima in silenzio, pensa a chi ti stai rivolgendo, stimola l'affetto verso il Padre e pensa alle parole che gli stai rivolgendo. Infine, vediamo perché rivolgerci al Padre, come. Gesù racconta la parabola dell'amico importuno, che sopraggiunto un ospite nel cuore della notte, non avendo pane da dargli, va da un suo amico e bussa finché non ottiene il pane necessario per l'ospite. E Gesù chiosa, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre Celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Come a dire, di cosa abbiamo davvero bisogno? Dello Spirito Santo. Noi a volte non sappiamo neanche cosa sia conveniente domandare. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo per imparare a discernere. Abbiamo bisogno di Lui per saper leggere il senso della vita. Abbiamo bisogno di Lui per reggere nella vita. E soprattutto abbiamo bisogno di Lui per amare. Nella parabola abbiamo un amico che bussa e bussa alla porta dell'amico perché ha bisogno di pane per il suo ospite, perché non ha nulla da dargli. Questa in fondo è la nostra condizione, miei cari. Quante persone vengono da noi affamate di pane, non solo di pane materiale, ma del pane della parola, di una parola di speranza, di un conforto, di un gesto d'amore. E noi ci riscopriamo tremendamente poveri. Allora Gesù ci dice, pregate, bussate, chiedete al Padre lo Spirito Santo e dire, Padre, dammi il tuo Spirito. Aiutami ad aiutare questa persona, aiutami a dare il meglio a questa persona. Ispirami nei pensieri, dammi le parole giuste, dammi la forza di amare e sopportare questa situazione difficile, questa persona che è nella sofferenza. E la consapevolezza bella che aveva ad esempio Madre Teresa, come racconta il cardinale Comastri, quando incontratala si sentì rivolgere questa domanda, quante ore preghi ogni giorno? Rimasi sorpreso da una simile domanda e provai a difendermi dicendo, madre, da lei mi aspettavo una chiamata alla carità, un invito ad amare di più i poveri, perché mi chiede quante ore prego? Madre Teresa mi prese le mani e disse, figlio mio,
Senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri. Ricordati, io sono soltanto una povera donna che prega. Pregando, Dio mi mette il suo amore nel cuore e così posso amare i poveri. Cari fratelli e sorelle, apriamoci alla paternità di Dio, alla sua generosità. Egli desidera donarci tanto e attraverso di noi desidera donare tanto. Quanto lo accoglieremo? Quanto lo doneremo? In fondo dipende dal desiderio che ne avremo e dalla preghiera che faremo. Perciò diciamo, Signore, insegnaci a pregare. Che il buon Dio vi benedica, pace e bene a tutti.